Buonasera a tutti cari signori, eccoci ancora una volta in, uh, uh, su questo video e sul nostro sito uh, Facebook, ancora una volta con l'onore di presentarvi un, uh, un autore e una sua opera. Restiamo alcuni attimi in, uh, in attesa che eh, voi possiate connettervi prima di dare i... Via alla trasmissione e di poter dunque interloquire con l'autore. Eh, l'incontro, oh, mi dispiace, vedete qui ho messo 18.30, in realtà l'incontro è alle 18, come è stato segnalato ampiamente, ho eh, errato a caricare eh, la copertina, quindi abbiate pazienza per questa cosa qui. Restiamo ancora in attesa qualche attimo e poi daremo il via alla, alla trasmissione. Forse qualcuno di voi ricorderà che l'autore che eh, ci accingiamo a introdurre, Andrea Salonia, è già stato eh, a Tirano, è già stato in Valtellina e a presentare la sua precedente opera, di cui avremo comunque modo di parlare e di accennare con lui, due anni fa, prima che eh, il Covid eh, chiudesse la possibilità di. Eh, di, di di avere delle presentazioni dirette, presentazioni in libreria. All'epoca ci trovammo uh, uh, a San Michele e fu occasione per una chiacchierata molto bella e molto interessante su un testo che mi resta nel cuore. Ed è un testo a tutti gli effetti uh, che eh, mi ha dato la possibilità di conoscere e di apprezzare eh, l'autore che eh, andiamo a presentare. Bene, io direi che possiamo iniziare, eh, lasciatemi che vi attivi semplicemente introducendoci alla nostra stanza. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Andrea, bentornato, Ciao. bentornato tra noi. Grazie di esserti prestato a questo colloquio e di in qualche modo essere, come dire, eh, mentalmente e direi virtualmente presente eh, a Tirano eh, con noi oggi. Insomma. Grazie a voi per questo bellissimo invito, sono molto felice. Come sai, la Valtellina io ce l'ho nel cuore da quando ero un bimbo, per cui sono molto molto contento. Lui è un uh, frequentante Bormino, <ride> alla casa. Vorrei aprire anche vorrei già subito dire che in, nel suo attuale libro, quello che andiamo a presentare oggi, eh, ci sono delle pagine dove l'autore, il, il, il protagonista si muove e queste pagine sono pagine valtellinesi. E addirittura, è proprio in Valtellina che accadono alcune delle cose più significative della sua formazione. Bene, eh, Andrea, eccoci qua. Allora, libro dal nome complesso. Tutti quanti hanno voluto sottolinearlo, non tanto dal nome complesso, ma dal nome che si presta a uh, interpretazioni uh, varie. No, direi qualcosa di più addirittura: un nome plastico che possiamo usare e possiamo dire e pronunciare in modo diverso a seconda della posizione entro cui siamo nel testo dico bene? Allora, provo io a pronunciarne due o tre. Uno è certamente odio odio, l'altro può essere odio dio, l'altro può essere odi odio, che è un pensiero diverso, Uh, rispetto, rispetto, rispetto agli altri due, può assumere quindi l'idea dell'invocazione, della maledizione, in senso biblico del termine, maledire Dio è l'atto che uh, Giobbe fa nel momento in cui uh, coperto di cenere si trova seduto sulla sua pira, insomma, o un'autentica esortazione, un bisogno di rivolgersi a Lui in una situazione, in una condizione di disperazione. Tema molto particolare quello che hai deciso di affrontare. Beh, um, ci dai un'idea sostanzialmente quale sia il tema o quali siano i temi e come tu li abbia uh, voluti svolgere? Questo non prima che però Paola ci qualcosa, scusami, eh, perché Paola è qui per. Uh... Ma l'hai già detto tutto tu. Eh, <ride> come ci ha detto Dai, tutto. Mi ero preparata tutta una bella presentazione e praticamente l'unica cosa che non hai detto che posso dire io e direi adesso lascerei la parola ad Alberto, Andrea e Faustino. Ah, molto interessante. <ride> Perché tutto il resto no, no, è un sembra... gran calcherone Alberto, eh? ricordatelo. Io me lo ricordo, ma a me è molto simpatico anche per questo. Purtroppo, da questo punto di vista, siamo molto simili e in questo ci troviamo bene. Poi no, dice no. a me che chiacchiero. Ecco, ecco. Allora, il, il, il titolo è esattamente un titolo che rappresenta una parola che non c'è. Questo è il modo in cui io solitamente racconto di questo titolo, che è una sorta di neologismo sbagliato, se vogliamo, quasi palindromo che nasconde proprio un tema di uh, invocazione, un tema di maledizione alla biblica maniera, senza voler essere blasfemo in alcun modo, e nasconde un concetto estremamente rilevante per me e che è diventato tale nel corso di tanti anni di lavoro, in un certo senso nel mio primo dei due lavori, che è quello di fare il medico e di essere medico ancora di più che è il tema dell'odio e in questo senso uh, si è declinato il titolo stesso. Il racconto che uh, il mio romanzo prende in considerazione è il racconto di una vita, è quasi un racconto di formazione, poiché può essere considerato in, almeno in parto romanzo di formazione ed è la formazione alla vita e attraverso la vita, nelle sue varie stagioni, di Faustino che è un ragazzino uh, del Comasco, io sono Comasco ed è lì che è nato il mio Faustino, e uh, questo Faustino trova i propri Natali in un paese vicino a Como, in una famiglia di solidi principi, molto poco, se vogliamo dire, clericale, anzi un po' anticlericale, ma allo stesso tempo di uh, vigoroso lavoro, di vigorosa attività al lavoro e quasi... Di definizione del lavoro come condotta di vita, per cui poche parole, ma quella è la rettitudine da dimostrare. Faustino, però, ha con le montagne, e da qui verrà poi il rapporto con la Valtellina e con la Valsassina nell'ultima parte, un particolare rapporto eh, che è un rapporto di coinvolgimento da un lato, di amore dall'altro, per cui quando da bambino sale sul ghisallo arriva ad avere una sorta di eh, momento mistico e durante questo momento mistico incontra per la prima volta se vogliamo quello che sarà poi il suo primo vero amante eh, anche qui senza tema di blasfemia che è Dio da lì trova gran parte della sua vita e il romanzo di formazione diventa il racconto della formazione al diventare prete, anzi un uh, missionario d'Africa, di questo mio personaggio che appunto viene a contatto con il concetto di Dio, con il concetto di Chiesa, con il concetto di catechesi, e da ultimo, trasferitosi come missionario in Africa, con il concetto di Chiesa, Catechesi in un contesto come quello dell'Africa nera, che sarà per lui assolutamente devastante. E dico devastante non già per usare un termine a caso, ma poiché sovvertirà completamente quello che è stata la sua vita, la sua formazione alla vita, attraverso la vita fino a quel momento, per cambiargliela radicalmente. Il romanzo in formazione si svolge in stagioni e eh, stante eh, la mia passione anche per la cinematografia, ho descritto i vari momenti del romanzo come se fosse il, rom il romanzo raccontato in un famoso film di Kinky Duke che è mancato da pochi mesi, che era primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera. Quello era un film a mio avviso meraviglioso, non facilissimo, ma meraviglioso perché rappresentava la vita e il percorso, il formarsi alla vita in un monastero, guarda caso, buddista, ma con una rappresentazione visiva delle stagioni che raramente ho poi trovato in altri contesti cinematografici, per cui la formazione del mio Faustino è proprio attraverso questi momenti che rappresentavano stagioni della sua esistenza come fossero stagioni dell'anno. Per poi arrivare ad essere ancora primavera, quando il sovvertimento è tale da essere sconvolgimento, non più solo sovvertimento rispetto alla sua vita e alla sua persona. Questo è un po' il mio Faustino, ma attraverso questa sua formazione alla vita, attraverso la vita, Faustino ha la possibilità, o meglio, ha, tenta di avere la possibilità, di rispondere ad alcune domande che sono mie domande oggettivamente, la domanda rispetto a all'attesa uh, che era già attesa per il mio augusto in domani chiameranno domani che è continua attesa perché la, questa è una domanda a mio avviso eh, a me perlomeno fondamentale e per me è fondamentale eh, c'è chi dice che questo sia il mio uccellino che continua a becchettarmi in testa come se fosse un vero e proprio eh, beccaccino e eh, questa persistenza della domanda di attesa e del concetto di esaurimento dell'attesa rimane un po' in tutti i miei scritti, di questo mi sono accorto. L'altra domanda fondamentale a cui ho tentato di rispondere, che è una mia domanda, è chi è Dio per me, ma soprattutto lo dico in qualità di medico, chi è Dio per uno scienziato che tenta di dare risposte biologiche al divenire delle cose per l'uomo in un contesto quale quello nostro, se vogliamo, di cattolici o quantomeno in un environment cattolico rispetto a una struttura sociale socioculturale così differente come quella dell'Africa nera che avendo avuto l'opportunità e il piacere di visitare più volte è per me stato di ancora una volta sconvolgente uh, bellezza da un lato e sconvolgimento esistenziale dall'altro. E questo è un po' il Faustino che ho tentato di, ra di, di raccontare. Non vado oltre, magari ci saranno altre domande rispetto a quello che succede dopo, ma uh, perché le varie fasi sono un po' queste, fino a quando poi Faustino torna dall'Africa nera, ed è un fastino totalmente altro rispetto a quello che ci è andato. Eh, nel ringraziarti perché il quadro che tu hai dato del testo è un quadro di una linearità davvero encomiabile, eh, e sei riuscito a sintetizzare splendidamente, insomma, quelli sono le, cioè, in una maniera brevissima e precisa, insomma, quello che è il percorso. Eh, non solo del personaggio, ma anche, diciamo così, tematico e creativo del testo stesso, vorrei invitare tutti quelli che ci seguono e se la sentono a eh, postare liberamente le loro domande sulla pagina Facebook e anche postarle. Eh, qualora doveste seguire o vedere questa trasmissione in, non in diretta, ma in una seconda fase. Se fosse qualche vostra curiosità, eccetera, ben volentieri, io poi la rimanderò ad Andrea, perché Andrea possa prenderne atto, possa certo. risponderne, qualunque esso sia l'osservazione. Al, al pari, se qualcuno volesse intervenire in video e in voce, cioè comparire con noi in questa stanza, lo può fare semplicemente copiando... Quella stringa che vede scorrere sotto eh, e copiandola sulla barra eh, di Google eh, permette, facendo così entra direttamente con noi e può porre le sue domande, può intervenire o addirittura, qualora avesse letto il libro, può effettivamente fare le sue riflessioni e, e, e magari parlare anche della sua esperienza. Man mano che dovesse, dovesse intervenire postando cose o saluti, io li trasmetterò ad Andrea. Andrea, hai detto moltissimo, hai messo molta carne al fuoco nella tua, nella tua spiegazione di poco fa. Io, mh, nella presentazione della nostra mh, trasmissione di oggi, ho provato a sintetizzare in eh, parole o brevi frasi quelli che a me erano parsi i contenuti essenziali eh, del, del testo stesso. Uh, che so, sono partito dicendo proprio fanciullezza, espressione di questa crescita, famiglia, perché la famiglia rappresenta per Faustino una famiglia molto semplice, una famiglia con masca, eh, per certi versi, perché mi sono immaginato la mamma che fa, insomma, che cuce, attività per certi versi più lacustre di questo, insomma, così come... Il papà con la sua professione, insomma, chissà perché mi, mi è risultato facile vederli ambientati a como, <ride> insomma, così anche il nonno invece, che ha una figura più marinaresca per certi versi, però veramente molto pittoresca, insomma, con questo tatuaggio forti connotati anche di chiamo sessuale, insomma, che sembra un po' prefigurare il calore di una terra che verrà, che è proprio quella dell'Africa, insomma, però e via di questo passo qui. Una cosa che eh, mi sembra che a leggi in tutto il romanzo è la ricerca dell'amore. In qualche modo Faustino non è un ragazzino sfortunato, anzi, è un ragazzino fortunato. Vive in un nel senso, eh, mi spiego, differentemente da tanti altri protagonisti di eh, romanzi di formazione, vive in una famiglia sostanzialmente serena riceve attenzione e riceve amore, eh, ha delle relazioni significative, ha delle relazioni significative non solo con i suoi coetanei ma anche con gli adulti, vive una condizione di mh, relativa serenità, io penso ad esempio all'accento che molto spesso viene posto anche sulla sua passione sportiva, la sua fede interista, che anche lì mi sa che rivelano un altro aspetto della religiosità di Andrea. Ma, <ride> di questo, insomma, se ne potrà dire, se ne potrà riflettere, insomma, danno questa percezione insomma, di serenità. Questa ricerca d'amore poi è già matura con un incontro, che è un incontro di natura quasi mistica, anzi no, non di natura quasi mistica, di natura mistica, perché lui creerebbe proprio un'esperienza di amore. affascinamento, di amore, che lo spingerà. Alla scelta di entrare in seminario. Beh, eh, ecco, è un tema questo, non tantissimo battuto dalla letteratura contemporanea, anzi, mi sembra per certi versi un, un qualcosa che eh, era, era un po' che io non sentivo che non sentivo dire, insomma, o non, senti, o, non, o non vedevo leggere. Per carità ci sono altre persone che hanno parlato di, anche altri scrittori, i tuoi, co co tuoi colleghi contemporanei, che hanno parlato della situazione sacerdotale contemporanea. Io penso a Siti, ad esempio, eccetera, però l'hanno trattato in un'altra maniera, oh no, del tutto differente rispetto alla tua. Eh, è un tema non proprio mh, attualissimo, eh, per cui mi ha molto meravigliato e mi ha anche molto, diciamo così, reso felice il fatto che il tuo editore abbia accettato in qualche modo la sfida di affrontare questo, questo, questo tema, che è il tema di un amore non carnale, di una ricerca non carnale di primo acchito. Cosa mi hai da dirmi su questa cosa? Beh, eh, Alberto, la tua è un'osservazione non giusta, straordinariamente giusta, tanto che quando il mio editore, nella figura di Elisabetta Sgarbi, mi chiamò eh, e io avevo le mie gambe tremanti sotto una scrivania tipo quella dove oggi sono seduto, sostanzialmente mi disse è un tema così inusuale, ma lo disse davvero che merita di essere pubblicato. E io lì capii quanto coraggio ci volesse per pubblicare un romanzo che avesse a che fare con un prete che tale voleva essere e che tale sarebbe diventato con tutto quello che attorno a questa figura può fondamentalmente dirsi. Se posso dirti, è giusto l'osservazione che hai fatto con il, lo scrittore che ha parlato del sacerdote in un modo completamente diverso. Molti hanno parlato di sacerdoti. Se posso, forse spesso è più facile parlarne con una connotazione negativa, con un'accezione negativa, non dico dispregiativa, ma comunque con un profilo quasi di negatività, perché è più glamouring eh, eh, per dirla in inglese, è molto più eh, captazio-benevolenze. Il che è sbagliato, però io l'ho sempre un po' vissuta così. E, è come dire. Uh, pensiamo a un romanzo che gua guarda la figura di un medico. Se, se pensiamo a uh, Viaggio al fine della notte di Céline, lì il medico è un medico straordinariamente negativo, cioè è, un medico, è una figura di medico perdente, perché lo è nella sua incapacità di relazionarsi con i pazienti se non allo scopo di sopravvivere gli stesso. È un medico che ha fatto errori e che cerca di arrivare al fine della notte, che poi l'esistenza medesima. Ecco io un po' senza ovviamente avere la pretenziosità di paragonarmi a quello che era un grande scrittore medico, appunto Selin, fondamentalmente penso che sia più facile parlarne al negativo. E io ho un po' fatto l'esercizio contrario, esattamente come Selin fece l'esercizio contrario di descrivere in negativo una figura come quella del medico che usualmente invece viene lo dico senza paura di offendere nessuno ma più celebrato che non eh, svilito ecco in questo senso parlare di, di un prete che ha avuto un meglio ancora prima che un prete di un fanciullo che ha avuto un evento mistico durante l'evento mistico vede sostanzialmente per la prima volta questa figura che diventerà il suo amante carnale per cui tutto sarà fatto con Dio fino a quando non ci sarà altro e le due figure che saranno i suoi amanti nel corso della vita, quasi carnali, lo mangeranno uno dalla testa e uno dai piedi e chi prima sarà arrivato al cuore avrà Faustino nella sua interezza, anime e corpo. Ed è quello che, a mio avviso, rappresenta un momento cruciale dell'intero svolgimento del romanzo. Il mio è un Faustino che quando incontra Dio sostanzialmente lo vede come il figlio di quella Madonna del Mantegna che è una Madonna cattiva quando eh, il, mio, il mio amico filosofo che, ehm, che ha la barba ed è iroso collerico che tutti conoscete ha letto per la prima volta Ma puoi dirlo il nome eh? lo posso cacciare ha letto la prima volta il mio romanzo e io gli sono estremamente grato perché, come gli ha poi scritto, io non ho mai letto nessuno così tanto come Kafka e te, tra virgolette. Però a lui piacque moltissimo l'idea della Madonna cattiva. Ecco, il mio Faustino è un Faustino talmente carnale nel suo amore, nella ricerca d'amore, da vedere la madre di questo Dio che non era stato capace di proteggerlo. E quindi di base è una figura tra virgolette cattiva. Sai, è... sai, la, sai scusa se ti interrompo, no, ma no. è curioso perché, eh, proprio a Natale, sulla facciata della Basilica della Madonna di Tirano, eh, il comune ha scelto di proiettare un'immagine sacra. E questa immagine sacra era la Madonna del Mantegna, quella dolcissima che tiene in mano il bimbo, ma nel contempo gli indica il chiodi della passione e il, il, la corona di spine, insomma. Che è un'immagine di una bellezza strepitosa, veramente strepitosa, però è, è la madre del dolore, insomma, esatto. nella, nella tenerezza glielo indica e, e, e nella, nella testa del mio Faustino, che un po' era la mia testa in quel momento, non, è, non, non sarebbe stata capace di proteggerlo, tanto che eh, Faustino, come eh, Gesù Cristo, attraversa eh, anche le, le fasi del dolore, la sua, tra virgolette, esistenza è proprio un attraversamento della vita. E ecco qui un po': sì è un viaggio al termine della notte, alla Selim Maniera, perché le fasi della vita vengono vissute in, in quel modo. Il eh, fatto che io abbia voluto parlare di Dio eh, è importante per due motivi. Il primo perché, come a me è capitato anche eh, raccontando del, del, eh, di Augusto nel romanzo precedente, il primo momento che mi ha spinto a scrivere di questa vicenda è un momento della vita vera. Uh, forse mh, mh, quando si pensa a quella che è una sorta di modalità non fiction di raccontare, si pensa a Truman Capoti e a tutto quello che lui aveva rappresentato. Ecco, anche qui, con totale modestia, mi permetto di pensare che il mio modo di scrivere parta da un evento di vita vera per poi romanizzarlo. E, Uh, la vita di questo personaggio Faustino è una vita che ovviamente in parte e non certo con questi connotati che sono poi lo svolgimento di un romanzo nella sua interezza, però è una vita che io ho incontrato e che mi ha così profondamente colpito da uh, suscitarmi il desiderio forte di cercare, di provare, di narrarla. Eh. E così è stato. Uh, la, la richiesta, però, di avere un rapporto con Dio è, a mio avviso, una richiesta forte. Io non sono, mh, non sarò mai capace di scrivere la scuola cattolica di Albinati, ma anche lì c'era tutta la parte del rapporto giovanile con. Io sono un po' più per la persona che riuscirà a scrivere o continuerà a scrivere dell'Ecce Homo, che è il, il nostro Gesù Cristo, che cammina nelle scarpe della gente. Ecco. Quella è un po' più la figura che mi sarebbe piaciuta narrare e eh, che Faustino ha cercato e ha cercato sia di rendere propria e ha cercato di incontrare in tutto quello che è il percorso della sua stessa esistenza, dal momento, se vogliamo, di formazione europeo, italiano, francese e poi nel momento in cui eh, si trasferisce in, eh, in Africa. Il dio dell'Africa che, che Faustino incontra nella mia immaginazione non è tanto il dio dei voodoo intesi come rappresentazione fantasmagorica piuttosto che folcloristica. No, è una profondissima uh, struttura sociale, religiosa che permea quella uh, gente e che. Una persona si rende conto esistere nel momento in cui si porta lì, arriva sulla spiaggia, toglie le scarpe e questa è la sensazione che io ho avuto davvero davanti all'oceano da cui partivano le navi negriere: ha la sensazione che milioni di corpi lo attraversino e lì Vico. è talmente dirompente da non poter dare una giustificazione all'accaduto. Ehm, questa è una sensazione così forte che io ho ancora viva, estremamente viva, pur ovviamente non riuscendo a giustificarla, ma ce l'ho viva. No, emerge, se posso, ho la sensazione che emerga da quasi ogni singola lettera addirittura del, del testo in cui l'Africa entra in qualche modo e tutta la parte centrale, diciamo così, del testo è dominata da... Colori, immagini eh, e, e scritte eh, africane che si svolgono in Africa. Dici delle cose interessantissime mh, che andrebbero e eh, meritano di essere in qualche modo sviscerate una ad una, ma la cosa che in questo momento mi interessa più di tutte anche se ho notato che nelle passate interviste e consiglio il nostro pubblico di andare ad ascoltarsi le interviste video rilasciate da Andrea su questo suo testo perché eh, sono tutte meritevoli di essere ascoltate e credetemi non ce n'è una che eh, che non meriti quando anche avesse degli elementi ripetitivi rispetto all'altra insomma perché permette effettivamente eh, ciascuna ha un, un elemento aggiuntivo insomma per cui non limitatevi soltanto all'andrea che avete qui andate ad ascoltarvelo anche in queste altre occasioni scusami andrea se, se, se mi sono permesso di aggiungere questo ma credo che, che sia una cosa una cosa opportuna volevo dirti ehm, in fondo il quando lui arriva in Africa, allora Faustino fa il percorso di seminario, entra nei comboniani che sono proprio tra le altre cose nati con la vocazione per l'Africa, partono per questo paesino che pochi conoscono, che è eh, il Togo ed è Lomé, va a Lomé, che è una città che pochissimi conosceranno, anche se ha una certa importanza, perché proprio a Lomé si sono svolti. Alcune cioè, le convenzioni di Lome hanno definito praticamente il rapporto tra i paesi europei e l'Africa nei periodi successivi alla decolonizzazione, almeno fino a tutti gli anni 90, per cui dovrebbe essere conosciuta e più di noi, ma nessuno la conosce in realtà, perché poi noi sappiamo come siamo fatti noi europei. Insomma. Ma eh, c'è questa sorta di impatto violento che paralizza totalmente la fede di Faustino sostanzialmente, e lo fa. Addirittura lo mette profondamente in crisi sul piano religioso, non gli fa smarrire la fede, intendiamoci bene, perché resta di Dio e in Dio, però smarrisce il senso di quello che sta facendo. Questo sì, ecco, aiutami a capire questa crisi, perché è questo, secondo me, l'elemento cruciale che, eh, che poi lo fa evolvere alla ricerca di un amore che per certi versi è un amore ancora più completo e ancora più totale. È così il momento in cui Faustino arriva in Africa e prende coscienza del fatto che tutto quello a cui si è formato e che aveva per lui la motivazione dell'essere completamente in Cristo e fondamentalmente eh, capace di, par di parlare del Cristo alla gente, viene ad essere completamente, non dico inutile, ma esterno estremamente difficile perché la situazione che va a trovare in Africa, che è poi la situazione che chiunque di noi vada in un'Africa come quella subsahariana senza il pregiudizio di considerare che quelle persone abbiano una religiosità più povera di quanto non sia la nostra, è la sensazione che per forza di cose si viene a assorbire. Il nostro Faustino aveva come onere imperativo della sua professione, perché poi è prete come io sono medico, ma deve svolgere una professione, la sua professione era quella di, o sarebbe stata quella, del parlare, di portare le parole del Signore alla gente nel modo più pratico possibile, camminandoci insieme. Ovviamente lo fa con spirito di formazione e quello è in parte il lavoro che svolgerà formando nuovi sacerdoti locali che meglio avessero a conoscere quella che era la realtà perché cresciuti in quella specifica realtà e poi un lavoro di formazione rispetto alla gente che giovane e se vogliamo nella necessità di trovare un lavoro si sarebbe dovuta mettere a fare lavori molto meno se vuoi, um, legati alla, alla religione, ma proprio fattuali nel contesto della quotidianità. Il problema reale è che pur rimanendo nel Cristo e rimanendo con questa sua profonda fede eh, da cattolico qual era, si rende conto che non c'è in alcun modo la necessità, ma ancora prima il diritto, di imporre un credo nella modalità con cui era stato insegnato a lui, ha della gente che è ricchissima di una sua fede, che ha un Mau che è il nome del Dio principale locale, che è, se vogliamo, un po' escatologico nel suo agire perché, e nel suo agito al pari, perché è colui che sa tutto, che è un po' distante, ma che se chiami arriva magari anche un po' bellicoso, ma arriva e che ha definito il fatto in un modo molto più serrato di quanto noi occidentali del mondo cattolico eh, ab abbiamo la percezione possa essere. L'esempio lampante che ho tentato di fare è quello di una partita di calcio, Forza Inter sempre, <ride> in cui sostanzialmente il mio Faustino vede in un slargo della cittadina di Lomé, Due squadre, una sola porta, che è peraltro un muro e una ciabatta piantata nel terreno. Quando si accorge che chi segna gol lo fa perché il portiere ha commesso un errore banalissimo, si rivolge a chi gli è vicino dicendo: Ma è proprio un errore banale. E chi gli risponde gli dice: Ma guarda, è così. Qui è definito che fosse così, che quelli dovessero vincere, questi dovessero perdere e che il gol non, non avesse da farsi, come si suol dire. Questo è profondamente diverso rispetto alla nostra sete di libertà anche in ambito di pensiero religioso. Lì non è così, ma il connotato di religiosità è talmente spiccato in quella gente che si traduce nelle movenze del corpo, nella musica, nei suoni, eh, ne, nella, nella religiosità che è tradizione portata dalle parole, che è un po' quella che i, i nostri eh, amici dell'Africa subsahariana si portarono nell'America Latina, nell'America del Nord, una volta che vennero traghettati forzatamente dalle navi negriere. E, ed è poi tutto il sol che si ritrova nel Caribe, che si trova nell'America de, del Sud, e che si trova ovviamente in tutto il Golfo uh, del Messico, New Orleans è nel, l'esempio. Ecco, questo tipo di um, dicotomica modalità di interpretare il Cristo e la religiosità fanno sì che in un modo o nell'altro l'amore per, per il Cristo di uh, Faustino non fosse vacillante ma venisse, come giustamente lui stesso dice, un poco tradito e viene tradito perché... Ad un certo punto, in questa sua religiosità della quotidianità, incontro una figura che completerà un'altra forma di amore carnale importante, che è la figura di Nives, che sarà questa donna eh, vestita di verde la prima volta che lui incontra in chiesa mentre è il celebrante della messa. Per cui è proprio lì che ho voluto dare, se vogliamo, eh, questa, questa mh, dicotomica forza di rottura. Del mondo prima e del mondo dopo, che però venivano per Faustino ad unirsi sul piano temporale e sul piano dell'agito, perché eh, Faustino celebra il suo primo amore mentre incontra quasi senza saperlo il suo secondo amore, che sarà poi quello che determina, se vogliamo, la quarta parte del romanzo in varie, mo in varie modalità e che rappresenterà però a mio avviso non già una perdita di tutto quello che è stato, ma quanto una celebrazione in una modalità diversa di ciò che Faustino era diventato attraverso il suo periodo di formazione e che sarebbe poi diventato diventando marito di questa, di questa Nives. Eh, mh, si vede che hai vissuto una fascinazione fortissima per l'Africa eh, e che probabilmente devi averla conosciuta o devi averla girata Parecchio. Parecchio, esatto. Eh, hai posto l'accento su un fatto che mi ha colpito parlando dell'Africa. La percezione, quasi il sentire di tutte le persone che in qualche modo da lì si sono state trasferite, si sono spostate, sono state mosse in qualche modo altrove, insomma. Quasi che si avvertisse ancora una volta fisicamente una dimensione prettamente spirituale come quella della, 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 diciamo così, della, della privazione eh, della, dello spirito dell'uomo e la sua trasmigrazione forzata altrove. È fantastico questa cosa qua. Mi piacerebbe ecco. che tu ce la descrivessi un pochino, perché sai che ci, mi sembra un'immagine un luminosa uh, che non, ecco, non, è, non è facile comprendere. Ma tu in questo senso qua ti muovi dentro una dimensione mistica, è molto interessante eh, per, per un dottore, per un medico e eh, per una persona che in qualche modo ha a che fare e si misura ogni giorno col dato scientifico. Ma, ma è così, guarda, ci sono tre modi, o meglio tre eh, elementi che mi piace raccontarti in questo senso. Il primo è che se vogliamo, nessuno dei neri d'America è lì. Perché avesse chiesto di esserci. Cioè di base, tutte le persone che sono afroamericane al nord o di colore al sud e al centro America sono discendenti di gente che lì non aveva scelto di arrivare, mentre noi bianchi abbiamo deciso di andare nell'Africa subsahariana. Quindi il rapporto di contestualizzazione del nostro esistere in una dimensione, diciamo, geografica e conseguentemente sociologica è totalmente diverso per noi e per loro. Lo stesso motivo, se vuoi, lo viviamo oggi quando, e qui lungi da me descrivere flussi di migrazione e quant'altro, no. Però se tu immagini che la gente che viene da noi, certo questa volta viene, ma nell'ipotesi speranzosa di trovarci un diverso avvenire, è ben diverso venire qua rispetto al fatto di essere trasportati forzatamente là. Sì, sono passati delle navi, su delle navi de griere accalcate in 400 dentro 25 metri di nave. Esatto, loro avevano mantenuto lo spirito. Adesso il, il paragone che mi sono trovato a fare dentro di me in primo luogo non è corretto, ma se tu pensi all'unica cosa che del periodo terribile della, della Shoah è esistita nella gente che è sopravvissuta è lo spirito fortissimo che era loro e che è rimasto loro talmente forte da volerlo ricostruire in nazione quindi è vero che non è paragonabile ma la Liberia dell'Africa e l'Israele del Mediterraneo hanno un po' concettualmente lo stesso tipo di, di uh, ambientazione spirituale da un lato e geopolitica dall'altro poi c'è un altro modo, secondo me, per intendere questa importante componente mistica e di spiritualità da medico. Io mi sono abituato, eh, io ho avuto la fortuna, lo dico senza paura di offendere nessuno, ehm, mi sono sostanzialmente abituato a pensare che in un modo o nell'altro... Ehm, il mio percorso di formazione è stato diverso dagli altri. Io sono arrivato in un ospedale che si chiama San Raffaele in un momento in cui quell'ospedale aveva una forte uh, attenzione alla centralizzazione dell'uomo all'interno di un contesto che era la scienza, l'applicazione delle scienze di base, le scienze applicate più in modo clinico, ma sempre con grande attenzione all'elemento di spiritualità e di, se vogliamo, afflato alla spiritualità. Ora, io non so se questo mi sia in un modo o nell'altro penetrato, ma certamente ha una sua certa qual importanza nel modo in cui interpreto gli elementi di bioetica e quant'altro. Io però rimango uno scienziato, per cui laddove c'è una spiegazione causale, cioè A più B mi devono dare AB, io la ricerco sempre. Quello che però è fortemente vero per una persona che ritiene di essere un medico e non di fare il medico è che non si possa mai eliminare tutto ciò che è il contorno biopsicologico dal contorno o dall'aspetto puramente biologico. E quindi tutta la parte di emotività, di psicologia che riguarda anche la propria spiritualità, che è diverso dal credere e non credere, a mio avviso. Beh, quelli non possono essere dimenticati. Quindi è così per il mio Faustino, ma se vogliamo era così pure per Augusto. Augusto ha vissuto per un lunghissimo lasso di tempo in una condizione di claustrofobica eh, sospensione Scusami, rispetto a... Scusami Andrea, diciamolo chi era Augusto. Augusto è il personaggio del suo libro precedente. Augusto eh, molto è importante. il personaggio di Domani, chiameranno domani, che è stato il mio primo romanzo eh, di alcuni anni fa. Ed è il motivo per il quale io ho conosciuto Alberto appunto alcuni anni fa. Ehm, il, il mio personaggio Augusto è un personaggio che rimane agli arresti domiciliari per 12 mesi in una condizione di appunto sospensione rispetto alla realtà circostante e si trova fondamentalmente a dover vivere questa sua condizione, che è una condizione di, di se vogliamo di privazione rispetto alla socialità tutta. Ma a lungo termine diventa una condizione di progressiva eh, deprivazione dei sensi, per cui perde appunto il gusto, poi il, perde il tatto, perde l'udito, perde infine la vista. E questa privazione, se vogliamo, è da un lato simile al Faustino che perde, ma allo stesso tempo è al contrario, cioè al mio gusto era rimasto solo l'ambito della spiritualità e perdendo il quale, si sarebbe perso completamente. Faustino ha invece un moto di progressiva evoluzione del suo concetto di spiritualità. Lui rimane fortemente aggrappato come amante di Dio pur dicendo, guarda, io ti ho tradito, tu però mi hai tradito perché hai lasciato fondamentalmente che questo succedesse, che io mettessi in dubbio tutto ciò che avevo imparato, per il quale mi ero preparato e mi hai messo nella condizione di trovarmi in una situazione dove ciò io ho sempre ritenuto assolutamente vero, quasi dogmatico, dovesse essere in un modo o nell'altro messo in discussione. Poi ho incontrato ecco. questa mia a, amante che ecco, ha detto: Esatto, la vita. Ecco, Nives, appunto, che si manifesta proprio. Mh, Nives è bellissimo anche è un nome che ricorda la neve, insomma, anzi è il latino di neve, insomma, ed è anche sorprendente, calcolando che eh, è portato da una donna di colore, <ride> insomma. E Nives, peraltro, è anche uno degli appellativi della Madonna, intendiamoci eh? bene, insomma, sotto il manto tutto bianco, insomma, dice una, una, una canzone religiosa che tutti noi bene conosciamo, insomma. Nives, Rappresenta in qualche modo un, un sorprendente dono di Dio per, per, per il nostro Faustino, che gli fa conoscere un'altra esperienza d'amore, che non è un amore curiosamente che si contrappone all'esperienza di Dio, anzi, sebbene Dio ci metta un qualche suo zampino, perché in qualche modo, quasi da subito, Dio si intromette quasi a volere rapire Nives e sottrarla una volta che Faustino se n'è totalmente innamorato e se n'è innamorato eh, di un amore bianco come la neve, per certi versi, perché è un amore carnale, ma anche un amore di una purezza sorprendente. C'è ancora tutto il fanciullo eh, nel... nel Nonostante sia un uomo ormai maturo, c'è ancora tutto il fanciullo in questo, in questo amore così, così trasparente, così luminoso, insomma, sembra rapirla, sembra volerla rapire molto bello perché lì si inizia a ingenerarsi una tensione, una tensione forte. Quasi Dio assumesse due aspetti, insomma, per Faustino: un aspetto di donatore e un aspetto di rapitore. Eh, su questo su questa immagine qui il romanzo va avanti e va avanti brevemente, insomma, fino al loro matrimonio, al loro approdare in Italia, al loro fare figli all'elemento che in qualche modo però poi rivoluziona completamente la vita, le aspettative e le attese di Faustino stesso. Volevo chiederti questo. Eh, proprio nella parte finale il romanzo sembra rarefarsi. Si rarefà per la lingua, gli episodi diventano brevi, ad esempio, insomma, eh, vengono scanditi molto spesso da poche frasi. Le frasi stesse diventano, eh, come dire, più immaginifiche, più pittoriche, più metaforiche anche. Ehm. C'è l'introduzione di un elemento che avevamo già visto nel, nel primo libro, ad esempio. Chiudono quasi tutte con una frase. Così come era eh, Domani, chiameranno Domani nel primo libro, qui è eh, Ti aspetto. Aspetta, eh ti, as eh? ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Insomma realizzi un qualcosa di molto simile, introduci peraltro l'aspettativa, fai sì però che la figura di Dio qui assuma effettivamente diciamo così, una, una, una caratteristica un pochino diversa. Ti lascio dire su questa cosa qua, insomma, su, su quale genere di evoluzione hai voluto dare sostanzialmente al racconto e al romanzo. È così, Dio che eh, in un modo o nell'altro fa conoscere Nives, che è l'opposto del colore della sua pelle, ed è questo, se vuoi, un escabotage letterario. Ma dal punto di vista eh, pratico, estremamente utile per raccontare quale sia la dicotomia e la duplicità di ciascuno degli esseri. A me è piaciuto molto che ciascun individuo potesse avere più sfaccettature e questo. Forse Nives in quanto tale. Dio dona, ma Dio toglie perché Nives è una persona con un male importante. Nives è una, è una figura uh, di donna africana con un problema di uh, schizofrenia e con dei deliri di religione. Per cui il primo contatto. Che eh, Nives sa della sua malattia, o meglio, la prima manifestazione che Nives sa della sua malattia, di cui Faustino si rende realmente conto, è il fatto che Nives parli con Gesù e decida che quello fosse il suo principale interlocutore. Mh, per lei, completamente dedita alla famiglia, ai rapporti interfamiliari di una grande famiglia, quale quella del, del suo nucleo di origine. Dice: Non mi disturbate, io devo parlare con Gesù. E questo è il primo grosso strappo che induce all'evoluzione anche del titolo verso un atteggiamento di, se vogliamo, non blasfemia, ma insomma di accusa nei confronti di, uh, di Dio. Il concetto dell'odio per... Um, L'idea di cambiare radicalmente il registro anche linguistico di Ancora Primavera è legato al fatto che la mia sensazione nello scriverlo e il tipo di sensazione che avrei avuto piacere di poter lasciare, trasmettere al lettore, era proprio quella di uno scorrimento rapido, veloce di eventi, di immagini dove le immagini fossero capaci o sufficientemente capaci di raccontare delle sensazioni. Per cui queste poche frasi, talvolta una pagina, talvolta una parola, avevano l'imperativo obbligo di raccontare delle emozioni sempre più negative. Nel momento in cui la mia Nives, uh, chiamata da questi suoi deliri di religione, Sente delle voci e, ahimè, decide involontariamente. Ma è una decisione di autoprecipitarsi perché le segue e eh, cade dal balcone. Finisce in uno stato di tipo vegetativo. E tutto l'ultimo momento è proprio de dedicato a questo mh, periodo in cui Faustino interagisce con la sua Nives, che non è più la Nives che aveva ed è per questo che. Chiama e aspetta, e in modo variabile aspetta Nives, aspetta Dio, aspetta qualcosa di ancora più definitivo, quale può essere la morte. Eh, perché in quel momento, il Faustino, che per tutto il fil rouge del romanzo è stato l'uomo capace di chiamare i fiori con i loro nomi latini, perde la capacità di chiamare. Quella che era diventata oggettivamente la pianta, sua moglie, perché nello stato vegetativo la moglie è un corpo su cui crescono i fiori e le foglie e questi fiori e foglie non hanno un nome perché Faustino non è più capace di nominarli, non è più capace di dare loro un nome, fino a quando appunto l'aspettare diventa qualcosa di insopportabile, motivo per il quale odio Dio allo stesso tempo. Quasi ti odio nives, e aspetto te, aspetto Dio, oppure aspetto la morte. Questo è un po' il significato dell'ultima fase del romanzo, che ha proprio, come giustamente tu sottolineavi, un taglio anche linguistico totalmente diverso, perché doveva essere una sorta di stemperate ma rapidissime emozioni una dopo l'altra come se fossero solo appunti di sogno, ecco, una cosa di questo genere, immagini che venivano gettate sulla carta ma che avessero il potere di raccontare un'esperienza così tragica come quella del rapporto con, ehm, con una persona in stato vegetativo, non avendo perso però la fede in Dio, che è una cosa, a mio avviso, difficilissima che mi ha molto uh, colpito e mi ha estremamente provato perché io non so se sarei stato capace, come Faustino, di preservarla, sebbene queste sue se vogliamo, uh, sfumature talvolta prone più a dire ti odio piuttosto che continuo ad amarti. Ecco. Eh, Ma guarda eh, che, eh, fantastica, che fantastica la letteratura comunque, che permette all'autore di dirsi: Io non so se sarei stato in grado di fare quello che ha fatto il mio personaggio. Sì. <ride> Ed è veramente straordinario, no? Perché è come se il personaggio avesse proprio una vita autonoma rispetto all'autore, rispetto al suo pensiero. Ma è così: io considero che sia il Faustino qua che l'Augusto là, per dirla un po' la comasca maniera con l'articolo davanti. Uh, siano un po' figli miei che camminino autonomamente per le strade e, e, e qui, ed, è, ed è bello che sia così. Io credo che sia proprio così. Uno pensa, sua... pensa che io sono rimasto profondamente intenerito, naturalmente, dall'ultimo Augusto mm -hmm. no? che vede crescere i figli, vede questa donna mh, che non cessa di assistere. Che non cessa di amare, anzi, glielo ripete proprio nell'ultima pagina. Insomma, quanto la ama dopo ormai anni e anni eh, che, eh, che si spinge dalla, dalla, dalla Valsassina fino a Lecco per prendersi cura di lei in ospedale, per rivestirla, eccetera e mh, mutando quel uh, ti aspetto in aspettami, che mi ha dato la sensazione della, del, del passaggio ad una uh, definitiva purificazione, per certi versi. Cioè è una sorta di, uh, misticamente si direbbe resa a Dio, mh, ma quando ci si arrende a Dio misticamente vuol dire che si aprono le porte all'infinito una volta per sempre, cioè non si oppone più a alcun genere di resistenza ma si accoglie in tutto e per tutto la condizione umana così come viene posta. E mi ha, fatto, mi ha dato un'emozione ecco, un forte, se, se, posso, se posso dirtelo, se posso trasmetterti questa mia sensazione. Beh, eh, sono, ecco, sono molto contento di quello che dici perché è la stessa eh, emozione. Guarda, sono qua. E io in questo locale dove mi trovo oggi, il giorno in cui ho messo l'ultima parola, avevo scritto questo <ride> e me lo ricordo perché l'avevo pubblicato su Facebook. Io quel giorno mi ricordo ancora come se fosse adesso, ho versato quintali di lacrime. Io sono un uomo che piange, eh, ve lo dico, trovo che sia meraviglioso chi farlo. Per cui di base. Ecco, Quel giorno io ho versato quintali di lacrime, tonnellate, tolitri, tutto quello che volete perché chiudere il romanzo è stato una sorta di liberazione, cioè esattamente forse non so se una resa a Dio o una resa all'uomo. Sai, io lì eh, trovo proprio molto sfumato, molto labile il passaggio da uno all'altro in questo senso il mio essere medico un po' porta in questa direzione. Eh, io dico sempre, ma perché lo, lo sento davvero, io odio la morte e non la giustifico. Non la giustifico perché non riesco a darle una giustificazione, benché da biologo avrei mille motivi per giustificarla, per dare una spiegazione del perché si arrivi in quella condizione. Il problema è che, per fortuna, ciò che ci caratterizza è che noi siamo. Cellule, tessuti, organi, organi di senso e poi siamo molto di più, quindi la, la commistione tra la componente biologica, la componente psicologica, se vuoi eh, cognitiva, è così forte ecco, che non si può dire se sia una resa a Dio o una resa all'uomo, però fondamentalmente per me è stato un atto liberatorio terminare perché il flusso di parole era così, Incipiente anche rispetto al mio sentire, che diventava quasi soffocante. Per cui, quando uh, il, il Faustino dice: Aspettami, ecco lì è come se avessi mollato gli ormeggi e, e, e fossi arrivato nella mia rada di protezione. ecco Per cui, è un Ascol po' quello che dicevi tu. Ascolta, mh, alcune non lo so, chiamiamole curiosità, ma potresti anche vederle come piccole provocazioni e te le pongo proprio per eh, approfittando della confidenza che, che, che tu hai voluto concedermi. Eh, uno, ne hai accennato poco prima, la medicina eh, e nello specifico l'approccio quasi olistico che hai visto in Africa alla persona. Che è uno degli aspetti certamente mh, diciamo, più discussi del, 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 anche, anche adesso, insomma, del, del rapporto in occidente tra uh, paziente e, e struttura comunque medica. Um, ho letto recentemente un libro di Agnoletto, uh, di Vittorio Agnoletto. Che tra le altre cose ospiteremo domani. No? Lui pone molto l'accento su questo fatto che sempre più ci si concentri sulla cura e sempre meno si abbia della cura, quindi del, della dimensione sintomatologica piuttosto, eccetera, mentre si abbia sempre meno la, la capacità di affrontare in senso olistico il disagio della persona. In parte credo che questo sia dovuto anche alla settorializzazione estrema insomma, della medicina. Uh, certo, voglio dire, io mi ricordo ancora il mio medico curante, il dottor Corvi quando veniva a casa, io ero bambino lui attraverso la diagnosi toccandomi eccetera, riusciva a capire tutto quello che aveva, adesso non trovi più probabilmente dei medici che semplice, il medico curante al limite ti prende ti rimanda eh, a fare la, ora da questo specialista, ora da quell'altro eccetera ha perso completamente la capacità di, di raccogliere un po' la tua condizione globale eccetera, sembra che invece in Africa in qualche modo questo approccio generale alla persona lo abbia un pochino ritrovato e un pochino diciamo così anche voluto, eh, voluto descrivere. Indiscutibilmente nel tuo libro la dimensione tra salute e eh, quantomeno spirito c'è, è una dimensione che viene recuperata, e viene recuperata fortemente. Laddove lo spirito è malato non c'è salute insomma, ma anche viceversa, laddove c'è uno spirito sano, lì c'è effettivamente salute. Beh, eh, che cosa puoi dirci su questa cosa qui? Questa è la prima. La seconda, te, così almeno poi ti faccio rispondere a tutte e due. Allora, la provocazione è questa, diciamo che mh, invece di esserci Faustino c'è Andrea e la vocazione, invece di essere la vocazione alla fede in Cristo, sia la vocazione alla medicina. Poi si arriva in Africa, in un'Africa ipotetica, e questa vocazione alla medicina trova qualcosa di diverso, trova un amore più potente, quello per la letteratura diciamo così insomma un amore per la letteratura che lo uh, gli fa fare altre scelte anche se molto dolorose insomma perché appunto uh, vive tutta una serie di vicende che sono vicende che gli costano molto anzi lo decompongono addirittura per certi versi ecco ho rimandato ovviamente la domanda resta in sospeso ma questa seconda diciamo così parallelo mi piacerebbe che mi dessi a questo secondo parallelo mi piacerebbe che mi dessi tu una risposta aperta. Beh, sono due belle provocazioni. In inglese ti direi non facili, ma non te lo dico. Allora, la prima <ride> delle due: eh, c'è un capitolo nel romanzo che io eh, amo molto e che ho scritto durante un viaggio, non in Africa peraltro, e che è il capitolo dedicato al terremoto dell'Irpinia, dove il concetto dell'acquisizione del senso olistico dell'accudimento è a mio avviso più forte che in altri punti, ma semplicemente perché il capitolo ha una forte con, 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 se puoi dire componente biologica, cioè sintomatologica, che è il... Danno straziante derivante dalla rottura dei corpi, che è la rottura delle case, per cui pezzi di corpo sono frammenti di mura per terra. Ecco lì la fa, il fatto che la gente, in un'epoca che non è quella di adesso, stiamo parlando del 1980, dove non c'era praticamente quasi nulla dei media, della possibilità di connessione rapida, della possibilità di interazione. Multidisciplinare perché non c'era, come forse ricorderete anche voi. Io ho un ricordo molto forte, sebbene fossi un bambino all'epoca, ma ho un ricordo molto forte delle immagini in bianco e nero che raccontavano di quell'evento. O perlomeno io le ricordo in bianco e nero, probabilmente erano già colori, ma nel mio immaginario erano ancora in bianco e nero. Il dato reale è che lì questa percezione di approccio olistico. Deve essere considerata proprio sublimata, cioè lì c'erano i pezzi di corpo, i pezzi di case, ma la gente aveva bisogno di poter ridere e di poter raccontare del proprio dolore, piangere se voleva piangere o sorridere se avesse voluto sorridere. E il momento di accoglimento all'interno di questo, se vogliamo, capannone dove si cuociono gli spaghetti, dove la gente anche il tempo di dire due battute con una lingua che è così gutturale da venire dal centro della terra, fondamentalmente è il considerare in modo più olistico l'aspetto appunto biologico, i corpi rotti e l'aspetto psicologico, emotivo, spirituale, l'anima di questa gente. Per cui è assolutamente così. Alla seconda provocazione eh, beh, non è facile rispondere. Quello che io ho sempre più la sensazione di dover pensare, in primis per me, e poi anche di dover dare come giustificazione al mio essere attuale, è che io sono probabilmente un medico, lo dico senza tema di uh, vanagloria, migliore perché scrivo e di essere uno scrittore migliore perché sono medico. È la combinazione di queste due cose. Io devo onestamente eh, dire che quando ho incominciato a scrivere in modo un po' più serio, di quanto le parole non mi fossero prima capitate per le mani, come si suol dire, eh, avevo attraversato per la mia professione un momento molto complesso. Dove gli stimoli c'erano, perché la quotidianità è comunque di stimolo, ma non erano così. Eh, se vuoi, travolgenti come erano stati in tutti gli anni precedenti. Per cui mi sono avvicinato proprio da neofita alla scrittura con grande eh, delicatezza e allo stesso tempo con grande rispetto di chi mi potesse aiutare a meglio scrivere avendo tanto letto. Adesso la cosa è un po' diversa perché io mi rendo conto che la scrittura ha per me un'importanza enorme cioè i miei regali di Natale sono dei racconti dedicati ciascuno al suo è difficile che io non pensi di regalare di me altro che non le mie parole oppure dei libri che però sono tutti scelti sulla base di quanto le mie emozioni che cercherei di tradurre in parole mi abbiano dettato ma se posso scrivo un racconto che in un modo o nell'altro caratterizzi e peculiarizzi la persona a cui va e che lo riceverà. Per cui adesso lo scrivere è fondanza, cioè non, non riuscirei più a farne a meno, in assoluto. Certo è, adesso questo però è più provocatoria e deriva dalle tue parole, certo è che dovesse capitare un evento stravolgente, per esempio, diventare il vincitore di un premio importante, che mi mettesse di fronte al, guarda che devi fare questo, perché il tempo che dovrai dedicare a questo è il 90% del tuo tempo. Ecco, lì la scelta non sarà banale, devo dire la verità. In questo momento, peraltro, per il mio lavoro, io insegno in università, sono responsabile, come ti raccontavo prima, di una cosa piuttosto importante in università che mi ha ridato grande energia, perché mi è stato chiesto di ricostruire un po' il programma degli studi dei nuovi medici, di quelli che saranno nuovi medici e che da un certo punto di vista, essendo il corso che io dirigo un corso in lingua inglese, guarda caso, ma io uso sempre l'italiano perché lo amo, di base. È per medici che vengono da tutto il mondo perché il 60% dei nostri studenti in lingua inglese vengono realmente dal Giappone, da Taipei piuttosto che dagli Stati Uniti d'America o dalla Turchia. Quindi il rapportarsi con la multiculturalità è un'altra fonte enorme di scrittura perché ognuna delle loro esperienze, raccontate peraltro con la sensibilità che deriva da ambiti culturali, socioculturali totalmente diversi uno dall'altro. È una fonte inesauribile di scrittura. Al pari, ogni paziente che io ho di fronte, occupandomi peraltro di tematiche molto delicate, come quelle dell'andrologia, spesso e volentieri, di gente che difficilmente arriverebbe a dirti io vengo per questo e questo, è più una cattura delle cose, una cattura delle motivazioni. Ecco, anche questo è propulsivo rispetto allo scrivere. Per cui. Diventerebbe molto difficile fare una scelta, le parole per me sono però così importanti oggi che potrei anche fare scelte estreme. D'altro canto è vero quello che ascoltavo in un'altra intervista che ti è stata fatta, in cui tu sottolineavi come, grazie alla tua professione, tu abbia una posizione particolare d'ascolto. E come l'ascolto sia uno degli elementi fondanti della tua stessa attività di scrittore. È vero, perché ogni ascolto in qualche modo è uno, è uno spezzone di vita, e come essendo uno spezzone di vita, è un romanzo, è, un, è una vita. Insomma, il romanzo è una vita. È ma, Paola, ma Paola, dici che che eh? abbiamo, abbiamo, abbiamo esaurito l'argomento con Andrea o abbiamo qualcos'altro ancora che gli possiamo chiedere? Possiamo chiedergli. Ho trovato che eh, nel tuo libro tu scrivi che, adesso non mi ricordo la pagina, che Nives amava i fiori gialli. È voluta anche la copertina gialla? La copertina gialla è una scelta... Voluta, dovuta al fatto ed che è a voluta. C'è una duplice eh, caratteristica della copertina. La copertina ha l'ape sì. al centro e Nives è la nostra ape regina all'interno dell'intero svolgersi del romanzo. L'ape ha, peraltro, in Valtellina per me un'importanza enorme perché l'idea dell'intero. Segmento del romanzo dedicato agli, agli apiari mi deriva da una passeggiata all'inizio della Val Furva dove ci sono degli apiari colorati meravigliosi e lì io ho eh, avuto l'idea di scrivere delle api e dell'importanza di queste che sono eh, così operose e capaci di seguire la loro regina e di raccontare come. Le api d'occidente siano diverse dalle api d'Africa, che sono, se vogliamo, più grandi, più aggressive, ma totalmente altre soprattutto. E quindi quella è la parte della copertina dedicata all'ape. Eh, Nives ama i fiori gialli e Nives chiama esattamente come Faustino i fiori per nome perché lo impara da Faustino. Faustino, come raccontavo prima, perde la capacità di chiamare i fiori quando non è più nella condizione di rapportarsi con Nivens se non con una pianta perché Nives è diventata una pianta. Quando la copertina è stata scelta, eh, io avevo proposto alla casa editrice eh, l'idea dell'ape e eh, i loro grafici, soprattutto Elisabetta Sgarbi, hanno proposto questa copertina. Io vi dico, lo raccontavo prima ad Alberto. La prima volta che vidi la copertina con questo giallo lime ne fui quasi un po' respinto perché mi, mi, mi era sembrata troppo forte. In realtà la trovo di enorme delicatezza e allo stesso tempo molto esplicativa di gran parte di ciò che il romanzo abbia voluto raccontare. Per cui mi, mi è molto piaciuta. Come d'altro canto mi era piaciuta la copertina del romanzo di prima che era nera con questa figura uh, stilizzata di un uomo con tutte le nebulose cerebrali e eh, la sua graziella che era l'altra figura fondamentale la moglie di Augusto personaggio appunto di domani chiameranno domani che era rappresentata come fosse la cravatta di Augusto perché anche lì l'uno si capiva grazie all'altra e ciò che uno non diceva diceva l'altra di, di lui stesso e qui è la stessa cosa con un rapporto molto più, se vogliamo, eh, in, interposto dalla figura di Dio, che è l'amante carnale non solo, che quasi eh, è, è geloso della, della figura di Nives. Per concludere... Allora, se accarezzi, si, si accarezzi la copertina, l'ape è in rilievo. È così. Eh, è sì, così. sai che è una bellissima sensazione accarezzare la copertina del tuo libro. Sì, quando ho lavorato, a me è sembrato un bell'oggetto, e quindi ah, poi, no, veramente poi... se chiudi gli occhi riesci a fare i contorni dell'ape. Eh, eh, proprio su questa immagine io credo che possiamo andare a concludere non prima, però, di aver ricordato una cosa importante. Il primo romanzo di Andrea era stato proposto per il premio Strega forse è stata una debolezza della casa editrice non avere insistito perché poi effettivamente entrasse, ma sicuramente era un testo che non solo a mio giudizio, perché io sono un lettore qualunque, ma certamente a giudizio anche di altre ben più quotati di me meritava ampiamente. È un testo che eh, io continuo a conservare in libreria e continuo a proporre e fino a esaurimento scorte vi consiglio in qualche modo di, di, di richiedere al vostro librario di fiducia e di poter leggere, perché sono due testi che tra le altre cose possono essere benissimo messi in parallelo per lo stile, per alcuni aspetti dello svolgimento, per alcuni temi e certamente per uh, il coinvolgimento emotivo mh, che essi danno, l'intelligenza eh, del coinvolgimento emotivo che essi danno. Io non posso francamente che ringraziarti di tutto cuore, Andrea, per esserti prestato alla chiacchierata di questa sera, che ti ha sottratto a, quantomeno il piacere della famiglia. So che sei a como in questo momento qui dai tuoi, eh, non, neanche, di neanche, non neanche di domenica riesci a poter poi startene un po' tranquillo. Insomma, eh, hai reso certamente lieto il pubblico, il pubblico che ha partecipato a questo incontro. Il, non numerosissimo pubblico di questo incontro, ma ci tenevo a rimandarti almeno uno dei commenti che sono arrivati, che dicono, dicono molto, insomma. Complimenti all'autore per questo romanzo che ha apprezzato in toto, dalle tematiche alle riflessioni, dai luoghi allo stile. Un libro originale, profondo, intelligente, non banale. Io credo che con queste parole possiamo effettivamente salutarci augurare il meglio possibile a questo testo e alla tua, eh, alla tua ispirazione di scrittore, alla tua ricerca intorno all'uomo, eh, che mi auguro non si esaurisca mai perché abbiamo bisogno di autentici umanisti, soprattutto in un'epoca come la nostra che è un'epoca di disumanizzazione. E ringrazio voi, gentilissimo pubblico, ricordandovi che se avete ancora voglia di seguire le nostre dirette, beh domani ne faremo una proprio con Vittoria Agnoletto, che ha scritto un saggio a mio giudizio molto interessante, che ci può permettere un approfondimento sulla, sulle questioni sanitarie che ci stanno tutti a cuore, sui problemi dei nostri ospedali, sulla organizzazione ospedaliera in Lombardia, sul rapporto tra sanità e territorio e tutte le altre cose che in qualche modo sono mancate eh, in momenti così essenziali come quelli della diffusione del virus. Poi ancora il 5, dove invece ragioneremo più schiettamente di politica con Pippo Civati, che eh, ha scritto anche lui un bellissimo libro, molto divertente, insomma, in cui parla, fa tutta una serie di riflessioni dopo la sua trombata alle elezioni del 2019. Insomma, ne risulta un libro molto simpatico, ma che ci permetterà di riflettere sul destino eh, della sinistra e, e, e sulla possibilità, insomma, di una sinistra sociale in un'epoca in cui... Sembrerebbe mancare le forze e le energie per darne vita a uno. Grazie e scusateci se abbiamo fatto un po' tardi. Grazie a tutti, signori. Grazie, e a Grazie. ciao.